sta per cominciare provvisoriamente i due compari più uno, puntata ridotta questa sera, perché siamo il sottoscritto Saiuz e Priscilla. Quindi Priscilla, io ti do subito la linea senza aver mandato neanche la sigla, perché non ce l'ho la sigla. La vogliamo fare insieme? Esatto, buonasera a tutti. Adesso canteremo anche la sigla, improvviseremo qualcosa io e Saiuz per i nostri cari amici teleascoltatori, come dico sempre io. Intanto vi dico che sono le 22.01 e siamo partiti puntualissimi, più puntuali del solito direi, anzi, soprattutto per il fatto appunto che non abbiamo una sigla per il momento. Per contestazioni varie, speriamo prima o poi comunque, è vero caro Saiuz, prima o poi di ritornare ad avere con noi anche una bella sigla, perché diciamoci la verità, ok, quella di prima durava 4 minuti, poi siamo passati a 30 secondi, poi adesso siamo passati a 5 sì. secondi. Adesso non abbiamo neanche più la sigla, quindi no, non è che non ce l'abbiamo, è che non troviamo, lasciando stare le varie contestazioni, cara Priscilla, non è che non... è che non si riesca a trovare una sigla che sia adatta a noi, cioè nel senso, io non sono bravo a trovare la musica, quindi spero sempre che il nostro responsabile direttore artistico, responsabile artistico Gianluchino Mancusino si trovi qualche cosa, ci faccia una sigletta da 30 secondi. Nel frattempo ci arrangiuchiamo come possiamo, insomma, perché in fin dei conti, bene o male, in queste puntate che non abbiamo mandato la vecchia sigla, qualcosa, siamo sempre comunque partiti. Anche esatto. Se, quindi, cara Priscilla, forse la faremo con la tua voce la prossima esatto, sigla. Esatto, adesso penseremo a qualcosa, dato che non abbiamo trovato delle canzoni adeguate, non si sa mai che magari potrei scriverne una io e donarla appunto su Giamendo, dato che... non ho nessuna canzone su Giamendo, potrebbe essere un'occasione appunto per donarne una e magari vedremo che genere potrà essere, diciamo, più indicato per la nostra radio. Sicuramente qualcosa di molto allegro, molto colorato. Beh, certamente, cara Priscilla, deve essere qualcosa di molto colorato, perché noi siamo frizzanti, sprizziamo gioia, allegria da tutti i pori, o no? Esatto. Ho sentito questo silenzio che era un po' titubante. Ci stavi pensando per caso? No, noi siamo sempre allegri, anche quando sono da sola. Beh, ti faccio notare che questa sera il chroma key non vuole funzionare come si deve, neanche quello, proprio mi abbandona tutto, insomma, questa sera. No, scherzi a parte. 22.03, cari amici, siete sempre all'ascolto di Provvisoriamente Due Compari Più Uno, puntata ridotta, come ho detto all'inizio, in quella specie di sigla che ho voluto fare, perché siamo soli soletti, io e la carissima Priscilla, amica mia, siamo sempre te insieme. Non è che poi, la cosa che mi fa, non è che poi qualcuno può mormorare che c'è una tresca tra di noi, no? Esatto. Quei due si incontrano spesso in radio, ma cosa fanno quei due? Sai, la mia Dalgisa comincia ad essere anche un po' gelosetta, insomma, di questa situazione. Adesso la gente penserà che io conduco questa trasmissione da sola, perché tu hai licenziato Gianluca e Luca. No, non ho licenziato nessuno, perché non ho il suo potere, però io comunque devo gli 8 giorni, ma gli 8 giorni non esistono più nel campo lavorativo, quindi per licenziamento. Esatto. Intanto io volevo cogliere l'occasione per salutare, appunto, dato che li abbiamo citati in questa prima parte di questa puntata del lunedì sera, volevo salutare Luca, che appunto questa sera non è con noi, ma che c'è stato le scorse puntate, e anche Gianluca, perché come avevo scritto... Aspetta, chi vogliamo salutare, hai detto? Come avevo scritto nella pagina di Facebook... Scusami, forse ti arrivava il ritorno. Che ho sentito, esatto, che c'è stato, sì, un attimo titubante così, ma tu dimmi solo il nome, poi ci penso io a fare le cose e ti dico, vai, dimmi chi vogliamo salutare stasera. Luca e Gianluca anche, presenta io... Luca e Gianluca, vai, è partito l'applauso per i nostri amici, per i nostri cari amici.
Esatto, questa sera abbiamo anche gli effetti speciali, nonostante... Che tu non li senti, oltretutto, perché hai parlato sopra gli applausi come ho fatto io, va benissimo comunque, insomma, è così. E vabbè, comunque lasciamo stare, insomma, scherzi a parte, ho voluto provare gli effetti speciali anche con te, cara Priscilla, certo. Che sai, l'ho provato la prima volta con Libere Orizzonti. Non è per farti un torto, cara amica mia. No, beh, certo, bisogna... Era per dimostrare... No, era per dimostrare che fra me e te non c'è nessuna tresca, insomma. Scherzi a parte, su queste scherzi a parte, questa storia dovrà pur finire, che questi ragazzi danno buca e non vengono, vero, cara Priscilla? Esatto. Raccontami cosa hai fatto questi giorni, questa settimana che è passata, mentre io c'ho un amico che mi scrive. Allora, intanto, vabbè, sono super stressata per l'università perché non ne va bene una, purtroppo, e quindi ho passato dei giorni molto stressanti, tra l'altro fatti di incomprensioni anche con i prof e con appunto i vari esami che mi toccherà dare appunto alla fine del mese, quindi purtroppo anche questo mese la laurea mi salta di almeno un altro mese. E purtroppo va così, non tutti i periodi appunto possono essere favorevoli, io ci speravo, purtroppo sono un po' sfigata, diciamolo, perché così è. E appunto è capitato che nell'ultimo esame che dovevo dare la prof è andata in pensione, quindi adesso mi ha cambiato il prof, probabilmente cambierà anche un pochino la prova di esame. Insomma, non so dirvi il mio sconforto di questi giorni, perché poi potete immaginare com'è dare gli esami in estate con questo caldo che sta venendo in questi giorni. Quindi, a parte questo, invece a livello artistico devo dire che ho avuto e sto avendo delle grosse soddisfazioni, perché una mia amica ha aperto un negozio, vabbè, dico anche il nome, tanto è un negozio di Modena, che si chiama Un Angolo di Te, e in questo negozio che tratta di olistica, questa mia amica appunto ha avuto la brillante idea di chiedermi appunto di farle dei quadri da vendere. Ah, ma non so già, quali... sì, è vero, perché tu dipingi anche, vero? Esatto. Anche se lo dico, cioè... Qui lo dico e qui lo nego, insomma, è solito discorso. Non sono bravissima, però mi piace, quindi io provo. Poi mi hanno chiesto, appunto, mi hanno fatto questa commissione di quadri, e quindi li ho fatti molto volentieri. E, sono dei quadri molto particolari, infatti ci tenevo a dirlo per questo, perché essendo questo un negozio di olistica, quindi tratta di benessere spirituale, mentale, fisico, abbiamo fatto dei quadri. Avrei bisogno anch'io. Allora devi venire assolutamente a Modena in questo negozio. Ci sono stato sabato e domenica. Cioè, sì. L'altro ieri e ieri, si dice così? Sì, no? Ma dove? A Modena. Ma davvero? Sì, sono stato a trovare. No, è stata una visita, diciamo, anche se 2 giorni lampo. Sono stato a trovare Luca e Ugo a Modena. Ah, ok. Ma mi dispiace perché avremmo potuto vederci, però sicuramente eri comunque impegnato, perché giustamente in 2 giorni purtroppo si fa poco. Ecco, il tempo era breve. Ho dormito tutti e 2 giorni, insomma. il letargo anticipato. No, comunque, tornando alla cosa dei quadri, sono dei quadri un po' particolari, perché li abbiamo tutti fatti ispirati al mondo della natura e al mondo olistico, e ho appunto aggiunto un tocco di natura, mettiamola così, sui quadri, ovvero fatti quadri con la cannella, con il tè, con gli oli essenziali, quindi sono venuti dei quadri molto particolari. No, fammi capire sta storia della cannella, del tè. Cioè, tu non si usa fare il tè, insomma, lo butti sul quadro, sulla tela tu butti il tè? Sì, più che altro le foglie secche. Ah, ecco, non il filtro, diciamo. No, il filtro no, quello. Mi stavo cominciando a preoccupare, ho detto, oh mio Dio, qui la Priscilla è uscita pazza, veramente. No, invece per quanto riguarda gli oli essenziali e gli estratti idroalcolici, per esempio dei fiori di Bach,
li ho miscelati al colore, quindi il risultato è che sono dei quadri molto profumati. E soprattutto, appunto, ho voluto abbinare questa cosa sia dei profumi ma anche dei colori proprio per, diciamo, aiutare l'equilibrio e il benessere spirituale. Quindi ogni quadro l'ho abbinato ad una sostanza in particolare. Per esempio, non so, i quadri che avevano lo sfondo viola o blu, ho messo, per dirti, l'olio di lavanda, che mi ricordava molto magari quel colore. E che secondo me appunto ci stava molto bene, perché magari comunque è un profumo abbastanza rilassante, e anche il colore magari blu e viola sono colori abbastanza, appunto, anche quelli rilassanti. Quindi mi sono molto divertita a fare questi quadri, devo essere sincera. Speriamo appunto che vadano bene, e insomma che si riesca anche a vendere qualcosina, perché insomma fa sempre piacere che qualcuno acquisti delle piccole opere che, anche se non sono appunto di un artista famoso, però insomma mi fa piacere appunto che magari vengano apprezzati. E quindi, a parte questa notizia, per ora invece con i concerti, Ma di perché appunto concerti io parlerei dopo, manderei subito un certo brano. Questa sera è abbastanza particolare la musica che ho cercato. sì. Cari amici, i brani li ho pescati io come al solito perché si fa fatica a farli pescare diciamo, ai nostri collaboratori, non so perché. Hanno diciamo, un'allergia a pescare i brani, è vero o no? Da dimmelo, è Esatto, vero o non è vero? è Siete allergici nel vero. pescare i brani, benissimo, questo è importante. Allora io direi adesso di mandare subito un brano che sono le Sì. 22:12. Dopo invece voglio tornare sul discorso appunto delle serate, di quello che stai combinando tu e non di quello che ho combinato io perché ho fatto solo i disastri. Io faccio solo malanni quando vado in giro. Se vuoi dire il titolo del brano, perché a me faccio una fatica enorme a dirlo, io sono stanco, sono nato stanco, e deve essere latinoamericano, Esatto, ho letto che è no? argentino, poi dopo daremo maggiori informazioni magari. Argentino, Oh. è argentino, è argentino, vai, 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 vai. Dai, così. Il cantante si chiama Hernan the Warrior, quindi Hernan il guerriero, e la canzone che trasmetteremo in questo momento si chiama Dime lo que sientes. L'ho detto Dimmelo che. bene? Non lo so, spero di sì, insomma, cari amici, se c'è qualcuno in ausculto che ci possa far sapere qualche cosa, ben venga. E andiamo subito con questo brano, non so perché, io cosa sto combinando adesso con la regia. Vedete, stasera faccio solo castroni, vai col brano. Siento el deseo de dominarte y hacerte el amor, porque eres bella como una estrella. Se siente el fuego de tu interior. Es que no puedo controlar el sentimiento que me envuelve, y cada vez que te apareces mis problemas se resuelven y me pierdo buscando tus besos, tu indiferencia que me puede y que me está enloqueciendo, y me pregunto si estará bien lo que por ti estoy haciendo, y me pierdo buscando tus besos. Dime lo que sientes aunque cueste, dime lo que quieres tú realmente, cuál es tu miedo y cuál es tu sueño. Dime lo que sientes aunque cueste, dime lo que quieres tú realmente, cuál es tu miedo y cuál es tu sueño. Si me concedes el placer de tenerte esta misma noche, voy a complacerte y poco a poco te iré besando hasta recorrer todo tu cuerpo, que me está llamando. Hace tiempo que no puedo controlar el sentimiento que me envuelve, y cada vez que te apareces mis problemas se resuelven, y me pierdo buscando tus besos, tu indiferencia que me puede y que me está enloqueciendo, y me pregunto si estará bien lo que por ti estoy haciendo, y me pierdo
buscando tus besos. Dime lo que sientes, aunque cueste. Dime lo que quieres tú realmente. ¿Cuál es tu miedo? ¿Y cuál es tu sueño? Dime lo que sientes, aunque cueste. Dime lo que quieres tú realmente. ¿Cuál es tu miedo? ¿Y cuál es tu sueño? Buonasera, bentornati cari amici teleascoltatori, come dico sempre io su www.radiostaio.it. Mi sono un pochino mangiati i www, mi sono venute delle v un po' strane a questo giro. Infatti sono venute però, perché forse c'era l'applauso sotto che non... Ah, bene, almeno non si è sentito perché queste www un po' strani. Mi sono un po' mangiata le v. E sono le 22 e 17 minuti, siamo primi. In diretta come primi. Sempre. Primi, minuti primi. Primi. Siamo in diretta come sempre su www.radiosaiuz.it. Ricordo a tutti i nostri teleascoltatori anche i nostri contatti. Innanzitutto vi ricordiamo prima scusami di dire i nostri indirizzi. Io direi una cosa fondamentale. Cari amici che ci state ascoltando vicini e lontano, perché ci possono ascoltare anche da molto lontano, no? Se voi volete fare un grande favore alla Radio Science, dovete parlare di noi con tutte le persone che conoscete. Esatto. E dovete dire: andate sul sito radioscience.it, guardate la web TV, ascoltate la web radio e diventate fan di questo meraviglioso network. Che poi vi spostate su Facebook e mettete mi piace anche lì. Oh no, ho detto esatto. Giusto? Esatto, sì, esatto, è la cosa giusta. Infatti, appunto, noi abbiamo comunque, come già sapete, anche una pagina Facebook, quindi vi invitiamo a visitare la nostra pagina, ma soprattutto anche a visitare il nostro bellissimo sito, perché è anche una nuova interfaccia molto, molto bella, secondo me. E quindi venite a trovarci e se siete, ci state ascoltando in questo momento, magari battete un click in chat, scriveteci qualcosa perché ci fa sempre molto piacere, anche solo se passate per un saluto. E volevo anche ricordare appunto alcuni dei nostri contatti, in questo momento ne ricordo solamente due, spero di non sbagliare. Vuoi che li dica io? E tu dopo allora, li ripeti? Allora voglio provare a vedere se me li ricordo. info@radiosaiuz.com. No, it, allora, radiosaiuz.it. info@radiosaiuz.it. .it. Poi? Priscilla@saiuz.com. Brava. Vabbè, Gianluca@saiuz.com e Luca@saiuz.com. Ma perché hai così? Quando hai detto i nostri, vedi che tu fai pensare male le persone, perché hai detto il mio con tanto ardore e calore e il tuo lo stesso, no? Abbiamo fatto la stessa cosa, poi sei passata ai ragazzi, veloce, cioè, vedi che poi dicono, vedi che insomma, che ci può essere una tresca tra di noi, insomma, posso immaginare una cosa del genere, dico, ma guarda questi due, stanno sempre insieme in radio, fanno le trasmissioni insieme, fanno quelle cosucce così, quelle botte e risposta da, che sembra quasi che amoreggino, no? Sulle, non si può dire sulle onde radio in questo caso, ma sul filo telefonico, allora, sul cavo telefonico, con i bit che viaggiano. Vai Priscilla, che ho detto la mia. Allora. No, t'ho messo fuori gioco, è vero o non è vero che io l'informatica non è che andiamo molto d'accordo, nonostante io lo sapevo che ti mettevo fuori gioco, dai. Farò un corso di informatica e poi ti stupirò, saprò rispondere alle tue battute.
No, vabbè. Allora, i contatti sono luca@saiuz.com e gianluca@saiuz.com. In questo momento non mi ricordo l'email di Liberi Orizzonti, che dovrebbe essere liberiorizzonti@saiuz.com, deduco. Sì, perfetto. Perfetto. Okay. Volevo anche cogliere l'occasione per... C'è anche Alfredo, alfredo@radiosaiuz.it. Sì. Il nostro caro Alfredo... Cioè, no, scusami, sì, che cura la trasmissione Don Chisciotte e i mulini a vento. Esatto. Ti salutiamo caramente. Ciao Alfredo! Esatto. Ma io saluto anche Luisa, la nostra cara Luisa, che adesso... Lovisa, ciao Lovisa! Non perde occasione per segnalarmi eventi musicali e di questo la ringrazio, perché probabilmente diventerà la mia nuova manager. Brava. Esatto. E ringrazio anche, saluto Massimo Bonella, che mi ha scritto in privato qualche giorno fa per salutarmi, quindi lo ringrazio molto e lo saluto. Prima o poi spero di, appunto, di conoscere anche tutti questi collaboratori, questi colleghi dal vivo, perché come ben sapete trasmettiamo tutti da sedi diverse, quindi ho avuto poco, diciamo, l'occasione di conoscere dal vivo queste persone. Uno di quelli che ho conosciuto dal vivo, uno dei primi, è stato Luca Moreno, perché è anche il più vicino geograficamente. Gianluca, anche Gianluchino Mancusino, che ho conosciuto personalmente al MEI l'anno scorso. E quest'anno conoscerà anche me al MEI. Esatto, speriamo. Perché dovete sapere, cari amici, anche se può sembrare che c'è una tresca fra me e la Vigilla, ma che non c'è, è che non ci siamo mai visti dal vivo. Esatto. Quindi è tutto fatto platonicamente sul web. Un amore a distanza. Un amore platonico. E, comunque, quest'anno anche noi ci stiamo, o perlomeno il nostro disorganizzatore, il responsabile Luca Moreno, si sta adoperando per tentare appunto un'altra collaborazione con il MEI, che è appunto, come sapete, la manifestazione delle etichette indipendenti, e speriamo di esserci anche quest'anno. No, ci saremo. Esatto, stiamo un pochino organizzando, ovvero Luca sta organizzando, e speriamo appunto di esserci, che sarà comunque una bella manifestazione come è stata poi anche gli anni scorsi. E ne abbiamo questa qui anche a Mantova, se non sbaglio, no? Esatto, sì, anche a Mantova, anche se non ho ben capito quando ci sarà e come ci sarà. Penso che sia organizzato da Bella d'Este, se non sbaglio, che dovrebbe essere un'associazione. Appunto, il 20 settembre dovrebbe essere, 20 settembre 2015 a Mantova. Una giornata organizzata da Bella d'Este. Vi daremo, cari amici ascoltatori, maggiori informazioni appena sapremo appunto anche noi come si svolgeranno queste giornate, in modo che magari se siete nei paraggi potete anche venirci a trovare più che volentieri. E per quanto mi riguarda, Bella d'Este, so che almeno teoricamente, così mi è stato detto, dovrei anche suonare, quindi mi fa molto molto piacere questa cosa e spero appunto di suonare anche a Mantova, perché non ci ho mai suonato e sicuramente sarà a meno che non ci suonino, ma va bene, ma questo è un altro discorso. Esatto. E invece per quanto riguarda i miei concerti, io per ora non ne ho più, quindi chi fosse all'ascolto e magari, non so, gestisce un locale oppure conosce dei locali o degli eventi, magari segnalatemi qualche evento a cui posso iscrivermi per suonare, e lo farò molto volentieri. L'ultimo live che ho avuto, come appunto sapete se mi avete seguito nelle scorse puntate oppure se mi seguite su Facebook, ho avuto appunto l'ultimo live a Parma qualche settimana fa, in occasione del Festival della Musica. È stato un festival molto bello, molto ben organizzato, anche se purtroppo appunto c'era poca gente. Vuoi che fosse magari il primo fine settimana dove il tempo era veramente bello e c'era caldo, quindi immagino che tutte le persone siano andate al mare,
Parma era una città un pochino deserta in quell'occasione, anche se mi ha fatto molto piacere aver suonato la mattina, perché c'erano molti turisti, almeno quello, di quello sono stata molto contenta, perché ho visto tantissimi tedeschi. E poi non so se ti avevo raccontato, se hai avuto modo di vedere dalle mie foto, avevo anche fatto un cartello a mano, fatto pure a mano, scritto il mio nome, e avevo disegnato anche a mano l'icona di Facebook e di YouTube. Quindi mi ero molto divertita in questo cartellone molto stile clochard. Si è messo con la valigia a terra lì, no? Esatto, io avevo proposto al mio accompagnatore di quell'occasione, che saluto, ciao Fabio, che mi ha aiutato per tutta la giornata a trasportarmi avanti e indietro la tastiera, che sono veramente, cioè quella tastiera pesa quella, veramente tantissimo. Quella solita tastiera, insomma, capito, che ti porti appresso sempre. Esatto. Ne abbiamo già sentito parlare di questa tastiera, o no? Esatto, 25 kg e passa tra custodia e tastiera, quindi non è stato facile. Ringrazio quindi Fabio, che mi ha aiutato in quella giornata, e appunto io gli avevo anche proposto di passare tra i vari turisti e chiedere i soldi col solito cappello, no? Sai come si fa per gli artisti di strada. Alla fine non l'ho convinto. Non l'hai convinto. Io ho messo solamente il cartello, diverse persone mi hanno anche aggiunta su Facebook, mi hanno cercata su YouTube e sono stata molto contenta di questo. E appunto ho anche avuto degli spunti per delle nuove serate che magari ci saranno più avanti, verso settembre, in alcuni locali di Parma, quindi questo mi ha fatto molto piacere, perché anche se andare comunque a suonare fuori, soprattutto per questi festival, sono cose che si fanno a titolo gratuito, però diciamo che alla fine magari ti fai anche un po' di pubblicità, conosci gente, da cosa nasce cosa, quindi io su queste cose tendo solitamente a partecipare molto volentieri. Molto e ora che sono le 22:28, io direi, caro Sam, diciamo dalle tue parti 22:28, perché dalle tue parti c'è il fuso orario. Sì, in questo momento sono arrivato alle 22:28, quindi ci sono 20 secondi di differenza. Ah, ok. C'è il fuso orario fra le nostre parti. Vai pure avanti, che mi è scappata a ridere. Io direi di trasmettere un secondo brano, sempre di Hernan the Warrior, questo ragazzo argentino che fa musica rap latina, hip hop, un po' un genere abbastanza misto. A noi non dispiace questo genere un po' particolare, e ci ascoltiamo Estilo de Vida, stile di vita, no? Non lo so, non lo dici tu, spagnolo. Non l'hai studiato, lo dici tu. E vai col brano che è sempre qui con tutti noi. Partita! Nadie, absolutamente nadie, necesita que le digan cómo tiene que vivir. No necesito que me digan cómo tengo que vivir. No. Muchas veces cuando hablo desde mi punto de vista, creen que me guía un diablo, dicen que no soy realista, pero cuando los escucho me provocan ironía, si cuando los observo puedo ver su agonía. Y es tan grande mi deseo de salir bien adelante, por lo que oigo y lo que veo, habrá que arriesgar bastante. Aún así estoy seguro, porque puede demostrarse, el que trabaja duro es el que se lleva a lo grande. No necesito que me digan cómo tengo que vivir. No, no necesitas que te digan cómo tienes que vivir. No, y aunque lleve varios años y la sociedad se oponga, voy a seguir escribiendo hasta que explote la bomba, y que todos puedan ver el sol salir de nuevo, y que todos puedan ser lo que en el fondo siempre fueron, así vivirán tranquilos y también serán conscientes. Perdón, tengo que decirlo, y sin estupefacientes, y en el día que despierten encontrarán grata sorpresa, y van a ver que la mentira siempre estuvo en sus cabezas. No necesito que me digan cómo tengo que vivir. No, que te digan cómo tienes que vivir. No, Hernán, The Warrior.
cari amici ascoltatori su www.radioscience.it. Sono passati pochi minuti perché queste canzoni di Hernan the Warrior durano pressappoco 2 minuti e 30, quasi 3, ma neanche, no, più sui 2 minuti, diciamo. Sono canzoni abbastanza brevi, però per noi sono anche molto carine in realtà. Questo cantautore argentino che appunto ha fatto questo album, che più che un album io direi che è un EP, perché è composto solamente da 5 brani, quindi io direi appunto che sia proprio un vero e proprio EP, e questo si chiama il CD della Nuova Era, quindi La Nuova Era, detto in spagnolo. Abbiamo visto appunto che ha anche molte visualizzazioni, sicuramente è un genere, credo, per l'Argentina e comunque per le lingue spagnole forse un po' particolare, perché il rap, diciamo, è più uno stile, se vuoi, americano, ecco, magari visto anche spagnolo, insomma una cosa un po' particolare. Io sinceramente, da ignorante, oppure cantato in lingua inglese, insomma. Esatto, io non avevo parte. Comunque mai. Scusa, non mai abbiamo sentito. Anche il rap italiano noi, non capito. Esatto, sì, infatti italiano. Volevo dire questo, che è una moda che da qualche anno a questa parte sta andando molto forte, appunto, che è quella del rap. E anche in Italia, appunto, c'è stato questo boom di cantanti e di rapper, di pop anche, quindi è un genere che alla fine è nato, magari, se vuoi, negli Stati Uniti, ma si è diffuso e si sta diffondendo sempre di più anche in Europa e anche in Italia. Quindi per me è stata la prima volta che ho ascoltato appunto un rapper latino e spagnolo, quindi una cosa abbastanza particolare. Sinceramente non mi è dispiaciuto, sicuramente si sente sempre comunque la sua origine, soprattutto, diciamo, un po' un'impronta latina anche nella musica, e non solo, vabbè, nei testi che sono spagnoli, questo è banale. E, però sì, non mi è dispiaciuto come artista. Gli auguriamo ovviamente il meglio, viste anche le visualizzazioni e download, che sono anche molti. E, quindi sì, grande Sayus, che hai proposto una cosa completamente diversa da quello che appunto di solito si tende poi a proporre, perché è molto più facile comunque, se vuoi, fare pezzi in inglese, e è una cosa un po' più internazionale, invece proprio in lingua spagnola è una cosa già un po' ma diversa. Sai, quando l'ho ascoltato mi è anche un po' piaciuto, cioè nel senso che mi ha colpito, e ho detto, ma questo qui lo voglio, non è di adesso comunque, questi brani non li ho trovati adesso, ho trovato già da qualche mese. Solo che non mi decidevo a metterli in onda nella nostra trasmissione dei due compari, capito? Perché una volta un ospite, una volta si cercava un tipo di musica abbastanza particolare, no? Musica rock, eccetera. Però questa volta ho detto no, adesso li voglio mandare. Soprattutto stasera che siamo soli a te, quindi siamo tranquilli. Diciamo, nessuno mi fa delle critiche al sangue proprio. Oh no. Quindi, esatto. E quindi stasera, però abbiamo mandato solo due brani, dobbiamo mandare anche il terzo, ricordiamo. Esatto. Cioè volessi andare anche tra tutti i brani, che sono 5 al massimo, comunque sono le 22:34. Io sono rimasto un po' allibito al fatto che tu prima hai detto che come serate non ne hai in questo periodo, vero? Esatto, sì, in questo periodo periodo estivo che non c'è le serate. No, bisogna che si provveda, insomma, in questo caso, no? Il problema è che comunque è difficile, e soprattutto non riesco a fare tutto, nel senso che tra comunque il fatto di un po' di lavorare, un po' di studiare, un po' di organizzare eventi, un po' per varie altre vicissitudini, faccio molta fatica anche a mettermi lì a cercare. Quindi questo lo dico anche a voi che ci state ascoltando, io sono in cerca comunque, non dico di un manager, ma di qualcuno che mi aiuti ad organizzare delle serate, e mi farebbe molto piacere suonare nel periodo estivo. Purtroppo in questo momento non ho più serate, quindi... Oh, ragazzi, se volete ascoltare la Priscilla bisogna che la portiamo in qualche evento, in qualche manifestazione.
perché su Radio Saiuz purtroppo Priscilla, essendo i brani sotto SIAE, non ne possiamo mandare, e questo esatto. Ci dispiace molto, ci duole molto questa cosa, lo so, purtroppo la ci duole molto, però essendo SIAE noi rispettiamo quello che sono i diritti d'autore, esatto. Quindi, perché sapete benissimo che Radio Saiuz, il nostro network, manda soltanto brani sotto licenza Creative Commons, tipo i brani esatto, che trovate esatto. su momento.com, ma anche su altre piattaforme che si trovano questo tipo di brani, questo tipo di licenze, ecco. E come quelli di stasera, state ascoltando dei brani che sono, potete trovare su momento.com e sono sotto licenza Creative Commons, quindi potete scaricarli, darli agli amici, distribuirli. L'importante è che voi rispettiate questo tipo di licenza. Vi è data a leggere con quale versione di licenza sono state messe a disposizione. Priscilla, ti è piaciuto come l'ho detto? Dai, ammettila. Esatto, sì, sei stato molto professionale, mi stupisci questa sera. Stasera c'ho quel non so che, ecco, che colpisce, vero? Quel non so che colpisce. 22:37, esatto. Gianluca Mancusino doveva essere con noi stasera, non ci sei, però ti acchiapperò esatto. Avviso e faremo quattro conti. Luca invece sei andata ai bagordi Luca stasera, insomma. Solo Luca va alle feste e va a ballare di lunedì sera. Io non ho mai sentito nessun altro che esce di lunedì sera. Luca fa di tutto, il lunedì sera, il martedì, il mercoledì, quindi è sempre in giro, non ci sono problemi. Io so che stasera c'era la festa dei Rutti. No, come la festa? La festa dei Rutti stasera? Sì. Ma dove? Non mi ricordo se è a Reggiolo, forse. Adesso non vorrei dire una cavolata, aspetta che lo cerco. Credo. No, ma non è andato lì, Luca. Ma non lo so. No, non credo. Non è andato lì. È andata un'altra festa privata, credo che la lì. A Reggiolo, stasera. Sì, c'è stasera a Reggiolo la festa dei Rutti. Quindi, Luca, se ci sei, chiamaci in diretta. Bene, se ci fai ascoltare due Rutti in diretta. Esatto, quindi la bellezza dell'Emilia è anche questa, che ci sono feste stranissime, assurde, quindi non so, conoscendo la pazzia di Luca potrebbe esserci andato. Benissimo, dopo questo possiamo anche chiudere, perché abbiamo, dopo i Rutti, insomma, si è detto tutto, ecco. Esatto. Si è detto tutto. Priscilla, quindi niente serata, però hai fatto una bella cosa con questi quadri, che ti sei divertita, no? Esatto, sì, è stato molto impegnativo, perché comunque ho fatto una decina di quadri e in brevissimo tempo, poi comunque sì, doverli un po' pensare anche nell'ottica comunque della vendita del negozio, è stata una cosa abbastanza impegnativa. Spero appunto che si riescano, insomma, che la gente possa apprezzarli, ecco. Li vendiamo a dei prezzi, tra l'altro, diciamo, molto abbordabili, perché tra l'altro sono dei non stracciati, non sono prezzi stracciati. No, però sono prezzi giusti e soprattutto sono dei quadri anche piccolini, quindi insomma, se siete dalle parti di Modena, passate in questo negozio. Ma qual è il negozio? Dove si trova il negozio? Il negozio si trova in una laterale del Viale Amendola, che a Modena è conosciutissimo. Lo conosco anch'io. Esattamente, si chiama Via Pisani, credo, e il negozio si chiama Un Angolo di Te. Cioè, Un Angolo di Te? Esatto, di te, esatto, non di te da bere, ma di te come persona. Di te come persona, di te, cioè, no, perché prima hai parlato che hai fatto i quadri con le bustine del tè, no, scusami, con le esatto, foglie. Con le foglie. Con le foglie del tè. Parla volutamente di, appunto, cioè, questo nome è volutamente a doppio senso, nel senso che si riferisce sia a te come persona, quindi la cosa del benessere personale, individuale, ma anche il tè inteso anche come tisane, come insomma. Ah, ecco, non me, insomma, come persona soltanto. Esatto. Non te in me. Adesso metto anche il link, così se qualcuno volesse andare a vedere, anche solo per trovare,
per vedere dove si trovano i miei quadri. A breve pubblicherò anche qualche foto, perché tra l'altro con tutte le cose che ho avuto in questo periodo non ho avuto modo e tempo neanche di pubblicare qualche foto dei quadri che ho fatto, quindi... E questo bisognerebbe farlo, eh? Se domani ho tempo, ma direi di sì, cercherò di pubblicare qualcosa, insomma. Vedo che hai già messo il link, quindi se qualche amico si va a cliccare su quel link, automaticamente viene mandato sulla pagina Facebook, dove ti porta un angolo di te. Esatto. Medicina olistica e alternativa. Esatto, ha un po' di tutto questo negozio, ha delle cose molto interessanti e soprattutto è molto accogliente. Non lo gestisci tu sto negozio però? No, lo gestisce una mia amica che si chiama Manuela, quindi saluto, ciao Manuela. Ciao Manuela. Manuela, ciao. Sì, lei ha avuto appunto in questo periodo di crisi, diciamo, perché è quello che è, insomma, è vero, è così, insomma, ha avuto il coraggio di aprire questo negozio, quindi speriamo che... Ma è bello, appunto... sai, è bella quella l'immagine che ha messo della teiera, no, col nome sopra. Esatto, fa un po' anche Saius, perché anche noi abbiamo il mondo nel nostro logo. Sì. E anche i colori, tra l'altro, il viola, il blu. Il blu... È così, benissimo. Quindi andatevi a vedere anche la pagina. Chi non abita a Modena, non si trova a Modena, passare, andate su questo link, la pagina su Facebook, andate lì. Poi la nostra cara amica Priscilla ci metterà qualche foto dei suoi quadri, spero presto, già da domani. Quindi spero anche su Radio Sites li pubblicherai. Sì. Esatto, sì, pubblicherò qualcosina, dai, sicuramente. Ecco, giusto per far vedere, insomma, che non diciamo stupidaggini. Esatto. È così. 22:43, carissima, io diressi quasi mandare il terzo brano della serata. Esatto, allora, sempre di Herman the Warrior. Il terzo brano, siamo già al terzo brano, 1, 2, 3, fammelo contare. Sì, li ho contati. No, fino a tre ci arriviamo. No, perché ho fatto solo le alimentari, quindi per questo, insomma, di più non so contare. Che vai, carissima Priscilla, sei tutti noi. Allora, vai, adesso ascoltiamo uno dei brani più ascoltati di Herman the Warrior, perché ha più di 40.000 ascolti su questo brano, che tra l'altro secondo me è uno dei più belli, forse di quelli che ha pubblicato su Jamendo, e si chiama Otravè TV. Non so cosa voglio dire, comunque buon ascolto, vai Saiuz! E vai col brano, otravetevi! Con una simple canción podemos revivir grandes recuerdos. The Warrior. La casa. Te crucé y estabas tan hermosa, aún así te ignoré. Y te preguntarás por qué esto fue así. Es que la última vez creo que yo a ti te ofendí. Porque tú decías que mucho te mentía, pero tu realidad fue siempre una fantasía. Me gusta la poesía y eso claro lo tenías. Mis versos fueron versos, solo eso, niña mía. Discúlpame, pero nunca fue mi intención lastimarte. Discúlpame, yo quería saber si podía conquistarte. Discúlpame, pero nunca fue mi intención lastimarte. Discúlpame, yo quería saber si podía conquistarte. Si de algo estoy seguro y lo recuerdo claramente, tú siempre estabas bella, delicada y tan sonriente. Aquí mismo te confieso que a veces te extraño, pero eres mi princesita y no quiero hacerte daño. Así estamos tranquilos y podemos ser libres. Sigamos el camino y por favor ya no me mires. Quizás algún momento nos encontremos de nuevo y podríamos aventurarnos sabiendo que si es un juego. Discúlpame, pero nunca fue mi intención lastimarte. Discúlpame, yo quería saber si podía conquistarte. Discúlpame, pero nunca fue mi intención lastimarte. Discúlpame, yo quería saber si podía conquistarte.
Buonasera e bentornati cari amici ascoltatori, siamo sempre noi, come dice il buon vecchio Saiut, anzi il buon giovane Saiut. Grazie per il giovane Tosa. Facciamo un po' di complimenti ogni tanto. Ogni tanto ci vuole. Vedi, ecco, questa è un'altra azione che hai fatto che dai adito, insomma, ad accentuare queste voci che girano. Poi dopo cosa possiamo fare? Come facciamo a smentirlo dopo tutte le cose che abbiamo detto stasera, abbiamo fatto stasera? Dai, dimmelo. Non ci ho pensato. Come possiamo? Vedi, tu fai le cose troppo spontanee, ragazza mia. Esatto, purtroppo sono troppo spontanea e non ci penso queste cose. E non ci pensi. No, tu non ci puntata, pensi. Cari amici ascoltatori, annunceremo appunto il nostro amore definitivamente. E non se ne parla più. Esatto. Cara Priscilla, sono le 22:47, ma andiamo avanti ancora fino a dopo le 11:23. Esatto. Io vorrei continuare a parlare un attimino di questo cantante, ci aggiorni su qualche altra notizia, informazione su questo cantante. Nel frattempo io mi cerco una notizia perché volevo trovarmi una notizia sempre in ambito musicale. La cosa che ho trovato oggi, ho detto me la conservo, sì, per quando siamo in trasmissione, e poi come al solito, come quando siamo all'inizio, no? Preparo la partenza e poi mi dimentico. Vai, esatto, carissima Priscilla. Allora, adesso non so qual è la notizia che tu stai cercando, io comunque vi parlerò un pochino di questo Hernan, che è appunto, come abbiamo detto anche un pochino prima, è comunque un rapper, o perlomeno si propone di fare rapper. Ed è originario dell'Argentina e penso che viva anche lì, suppongo, e ha fatto questo album che secondo me più che album è un EP, ovvero un EP, per chi non lo sapesse, è una sorta di CD composto da 5 canzoni, da 5 brani, e questo suo disco si chiama La Nuova Era e lo potete ascoltare su Giamendo cercando appunto Hernan the Warrior. Questo rapper appunto argentino ha anche diversi ascolti, insomma, e il brano che abbiamo appena ascoltato, Otra vez te vi, ha più di 40.000 ascolti ed è uno dei brani appunto migliori credo che lui abbia fatto, tra quelli che io perlomeno ho ascoltato in questo suo EP. Sicuramente per essere un rapper argentino, appunto come abbiamo detto anche prima, è un genere un po' particolare, perché di solito il rap si ascolta, diciamo, perlomeno quasi tutti i rapper cantano in inglese o in americano, e invece il rap è uno stile che si sta andando diffondendo anche, si sta diffondendo, ormai non so più parlare, fa troppo caldo, scusatemi. No, tu sei come Luca che a un certo orario smetti di connettere il cervello, no? No, più che altro sto morendo di caldo in questo momento, nonostante io sia nella mia bella tavernetta dove c'è uno sbalzo termico tra il piano di sopra e il piano della taverna, che è sotterraneo, e appunto c'è uno sbalzo termico di almeno 5 gradi, inferiori ovviamente, però... Inferiore a che cosa? Ai gradi che ci sono al piano di sopra, cioè se sopra ci sono, non so, 35 gradi, qua ce ne sono 30, però fa caldo lo stesso. No, quindi... Tu hai detto inferiore, io dico inferiore a qualcosa, posso ormai dire io non so più parlare, certo, oggi non rido, però non connetto più quello che sto dicendo, non so più parlare. E stavo appunto cercando di dire in italiano, che potrei anche iniziare a parlare inglese da un momento all'altro, che appunto questo genere rap si sta diffondendo sempre più in Europa e anche in Italia, perché comunque abbiamo visto che anche quest'anno c'è stato un boom di rapper italiani, che sia un bene o un male questo non lo so, perché a me il rap non è che mi piaccia tantissimo, non mi fa impazzire, ma è difficile fare rap per chi suona, per chi canta.
Non lo so, sicuramente devi scrivere dei testi, secondo me, che spaccano, perché comunque devi... Ma no, sai che cos'è? Perché vedendo tutto il suscito di questi rapper, eccetera, è come se avessi l'impressione, come se fosse una cosa semplice, che tutti si possano buttare a farlo. Beh, sicuramente non hai bisogno di saper suonare qualcosa, suppongo, perché magari ci sono dei programmi e quindi magari ti costruisci la base sul computer. Adesso dico una cosa, non sono sicura che sia così, però credo che per la maggior parte, siccome è musica elettronica, immagino che la compongano tutta sul computer, quindi una volta che ti scrivi la base di batteria con un programmino e ci metti sopra dei suoni che ti piacciono, sicuramente forse è più facile questo che dover saper suonare uno strumento e registrare lo strumento poi anche. Quindi insomma, fare rap secondo me più che altro bisogna essere molto bravi a vendersi bene, soprattutto perché comunque il rap è anche una cosa che si basa molto sul look, devi avere un certo tipo di look, un certo stile, anche proprio nei movimenti, quando canti, quando ti esibisci, devi avere anche un po', secondo me, la faccia tosta. E soprattutto, per essere un bravo rapper, per quanto mi riguarda, devi scrivere dei testi scomodi. E per scomodi intendo il fatto che, secondo me, in questo periodo storico i rapper stanno andando molto di moda perché dicono delle cose scomode, nel senso, magari parlano di politica, parlano delle cose che non vanno nella società. E quindi, per quello che mi riguarda, non essendo appassionata di rap, se dovessi ascoltare un rapper mi piacerebbe appunto sentirmi un testo bello forte, cioè bello improntato sull'attualità, pieno di critiche, perché secondo me i rapper dovrebbero fare quello. Siccome comunque è anche un genere in cui quando canti ci sono tante frasi, tante parole, riesci ad esprimerti anche in un certo modo, molto più complesso rispetto a chi fa musica per esempio come me, che comunque le frasi sono limitate più o meno. Insomma, le frasi poi sono sempre quelle, puoi fare un testo profondo quanto vuoi, però non puoi esprimere tutta quella rabbia e tutte quelle critiche che puoi fare invece attraverso il rap. Quindi secondo me l'unica vera difficoltà nel rap è un po' la presenza scenica, perché comunque si è vincolati a un determinato stile, ma anche proprio il testo, e lì bisogna essere molto bravi. Io sinceramente non ci riuscirei, detta come va detta. Ah no, non ci riuscirà, non saresti in grado di farlo? Ma perché non riusciresti a scrivere il testo oppure a cantarlo? Tutte e due, perché secondo me, a parte che ci vuole una buonissima memoria che io non ho, perché io dopo anni che vado a suonare fuori le mie canzoni ancora non ho imparato i testi a memoria. E quindi secondo me bisogna essere anche molto bravi in quello. Poi anche cantare sinceramente non è facile, devi dire tante parole tutte insieme, cioè in poco tempo, devi essere bello sciolto quando parli, quando canti. Secondo me non è una cosa così semplice. Ho capito, quindi la cara Priscilla non sarà mai una rapper come si no, dice, no, insomma, no, una grande, grande, grandissima rapper. Ma esatto. Il tuo stile qual è, allora? Trovare uno stile, il fatto è che non so che stile ho ancora, sono ancora in cerca. Oddio, del mio stile. Non vai stile libero, insomma. No, vabbè, sono più improntata sul pop, mettiamola così. Ecco. A me piacerebbe tantissimo fare del rock, fare del metalcore, che è un misto tra rock e metal, però non mi riesce. Io purtroppo quando scrivo sono molto istintiva, non riesco a seguire degli schemi, e quindi alla fine tra una cosa e l'altra io mi ritrovo molto bene nel pop. Poi insomma, piaccia o no, non mi è dato saperlo. De gustibus, come dicevano. È così, va bene, cara Priscilla. Noi, io diressi quasi quasi, ormai siamo quasi alla fine, perché sono le 22:55. Dovevo fare quel comune, lanciare, leggere, come si suol dire, quel comunicato. È un comunicato che è arrivato da sì? Divinazione Milano, ufficio stampa e promozioni. Ah, io ho fatto il Rock Target Italia per loro, vabbè. È proprio di questo volevo parlarne dopo, quindi adesso mandiamo il brano, dopodiché entri tu, mi passi la palla, parleremo, diciamo, dirò che cosa di questo rock, appunto, Targato Italia,
e okay, poi andremo ai saluti finali con l'ultimo brano della serata, così per la prima volta riusciamo a mandare tutti i brani di un artista che decidiamo di mettere, esatto, in onda, ok? Quindi non ci sono problemi questa sera. Allora, ti ho mandato il titolo del brano, se tu, anzi lo dico io, di Herman the Warrior, come cacchio si dice, insomma, so, Verte Bailando si intitola il brano. Hai detto bene, vedi che ogni tanto anche il vecchio caro Saiuz ci azzecca qualche cosa, ci azzecca qualche cosa, o no? Esatto. Brano partito, vai! Una vez más ha caído la noche y mientras fumo voy preparándome. Vente conmigo y no quiero reproches. Hoy vas a enloquecer. Una vez más ha caído la noche y mientras fumo preparándome. Vente conmigo y no quiero reproches. Hoy vas a enloquecer. Pero mira cómo está la noche. Estoy ideal para recorrer las cosas en mi coche. Hacia arriba, vamos, déjate llevar. Que la noche está perfecta para salir a perrear. Y olvida un momento todos tus problemas y ponte bien ardiente como el sol que quema. Cortemos de una vez con tu fucking rutina. Salgamos a la disco y terminemos en la piscina. Una vez más ha caído la noche y mientras fumo voy preparándome. Vente conmigo y no quiero reproches. Hoy vas a enloquecer. Una vez más ha caído y mientras fumo voy preparándome. Vente conmigo y no quiero reproches. Hoy vas a enloquecer. Ahora quiero verte bailando, la música ya está sonando. Buonasera, bentornati cari amici ascoltatori, sempre qui su www.radiosaiut.it. Qui vi parla Priscilla, come sempre, no, come sempre no in realtà, però stasera sì. E sono le 22:59, anche se c'è un fuso orario di 20 secondi con Saiut. No, no, questa volta anche da me 22:59. Però mi stai arrivando con un fruscio di sottofondo che fa spavento. C'hai delle cuffie o qualcosa? Dei cavetti collegati male, secondo me. Dici, ma non ho niente, sì, non ho le cuffie. La voce arriva bene, ma poi c'è questo fruscio di sottofondo. Benissimo, cara Priscilla. Allora, io volevo appunto dire questo sul rock, perché mi è arrivato il comunicato stampa del Rock Targato Italia, che sono aperte le iscrizioni per la 28ª edizione. Le band di rockettari, scaldate le chitarre, dice il comunicato, scaldate le chitarre elettriche e attivate la grinta. Le iscrizioni per la 28ª edizione di Rock Targato Italia sono ufficialmente aperte. Il Rock Contest, appunto Rock Targato Italia, riapre i battenti offrendo per il 2016 la nuova edizione più rock di sempre. Il tale scout offre ai giovani partecipanti l'opportunità di scatenare la propria anima rock e mostrare al pubblico le loro capacità. Il vincitore può essere tu, eccetera eccetera. Quindi cosa dovete fare? Andare sul nostro blog, perché stasera metteremo appunto il comunicato stampa di questo qua di Rock Targato Italia, oppure potete scrivere
al visitare, scusatemi, il sito rocktargatoitalia.eu www.rocktargatoitalia.eu. andate a visitare sto sito e comunque questo comunicato stampa verrà messo sul nostro blog stasera, entro stanotte. Questo è quanto volevo dire per il Rock Targato Italia, perché si parlava anche di rock, no? Giusto? È vero o non è vero, Tosa? Esatto, anch'io tra l'altro ho partecipato all'edizione di quest'anno del Rock Targato Italia. Questo è per il 2016, quindi già hanno aperto le iscrizioni. Però quindi potresti partecipare anche l'anno prossimo. Adesso vediamo un attimo. Oh, no. Sarebbe un'idea. Vediamo come sono organizzata, mettiamola così. Anche perché oggettivamente sì, mi hanno selezionata e sono arrivata in semifinale, però in regione Emilia, mettiamola così, ecco. Però oggettivamente comunque competere con delle band è una cosa un po' diversa, perché io comunque mi presento da sola. In effetti sì, in effetti è un po' diversa la cosa. Per quanto possa anche provare a fare qualcosa di più rock, mettere degli arrangiamenti un po' più rock col pianoforte, rimango comunque una cantante che canta col pianoforte sotto, quindi o decidono di premiare la particolarità di quello che faccio, però oggettivamente quando ci sono magari 5 band o 6 band che sono state selezionate e si esibiscono con te, è normale secondo me che premino comunque una band. Sinceramente io stessa, vabbè, ci ho sperato che mi scegliessero, però comunque mi sono sentita molto non dico fuori luogo, ecco, però io stessa non avrei votato me stessa, ecco, mettiamola così, perché comunque tutte quelle band, appunto, suonare tutti insieme non è facile secondo me, e soprattutto portarsi dietro gli strumenti, fare delle canzoni magari se vuoi anche più complesse, perché ci sono più strumenti in mezzo. È ovvio secondo me che premino una band, però devo essere sincera, è stata una bellissima esperienza. Benissimo, quindi mi ha fatto conoscere tantissima gente, ho conosciuto anche la band emiliana che va in finale quest'anno, che si chiamano Spiger, quindi magari una volta li inviteremo in trasmissione con noi. E io gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, perché si meritano di andare fino in fondo a questa edizione, speriamo per il meglio, perché sarebbe bello avere una band emiliana in finale come vincitrice. Vedremo, staremo a vedere, io ci spero, perché se lo meritano, sono molto bravi. Perfetto. Volevo un attimo salutare Marco, che era nelle retrovie, che ci stava ascoltando. Ciao Marco. Scusami, non ho controllato la chat stasera, proprio mi sento fuso. E forse stare solo, core a core con la mia amica Priscilla, insomma, mi porta un po' fuori strada, insomma. Esatto. Oh no, cara Priscilla. Ciao Marco, un caro saluto e un abbraccio anche a te e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Stasera abbiamo parlato. Sta anche la Priscilla, ti saluta. Vai Priscilla, salutalo per bene, perché sennò poi dicono che io e te abbiamo una tresca, capito? Quindi saluta bene Marco. Ciao Marco, adesso ti saluto anche in chat. Hai salutato anche in chat, benissimo. Allora, ritornando al rock, al contest, volevo dire il sito di nuovo, che è www.rocktargatoitalia.eu. Rock, sapete come si scrive, con la CK, sì. Quindi mi raccomando, rock non si può mai sapere nella vita, non si può mai sapere. Ciao Marco di nuovo, un caro saluto. E noi per le 23.05 diresti quasi quasi che ti mando l'ultimo brano della serata, se non hai qualcosa da dire, se non vuoi fare i saluti, cara Priscilla. E no, andiamo, vai, in chiusura. Saluto tutti, ci sentiamo. Ciao mamma, Marco. Ciao papà. Ci sentiamo comunque lunedì prossimo, quindi siamo sempre qua. E chissà se avremo ospiti e chissà chi ci sarà insieme a noi, caro Saiuz, questo ancora da vedere.
Allora, speriamo. Diciamo così, se per caso dovessimo ritornare io e te da soli, allora c'è la tresca amorosa, non c'è niente da fare. Okay? Ok, va benissimo. Quindi ai nostri amici che ci ascoltano, insomma, puoi trarre le dovute conseguenze. Capito? Benissimo. Allora, ti ho mandato il brano. Non ti ho mandato il brano ancora. Benissimo. Mandiamo il brano, l'ultimo brano della serata. Vi ricordo la trasmissione domani sera, martedì 30 giugno alle ore 22 con Don Chisciotte e Mulino a Vento, con il nostro caro amico Don Chisciotte, che è Alfredo Stori da Bologna, che ci parlerà di tante cose. Sarò presente anch'io perché faccio la mia figura, degna figura del Sancho Panza, insomma, più panza che Sancho, insomma, ma va bene così. E poi dopo vedremo mercoledì se andremo in onda, poi vediamo. Fra non molto comunicheremo il termine delle puntate per il periodo estivo, per poi riprendere a settembre. Comunque voi seguite sempre il nostro sito, e sul nostro sito trovate anche nella parte alta, l'ultima voce del menu, le news, che è il nostro blog, dove mettiamo tante informazioni che ci sono utili. Sono utili per tutti quanti, informazioni, sì, di qualsiasi tipo, anche informazioni riguardanti il nostro network, far sapere a tutti voi quando non siamo online. Mi raccomando, parlate di noi, insomma, divulgate il verbo di Radio Science, il vecchiotto qua, che parlando con più persone fate in modo che più persone si collegano col nostro sito, ci mettono un mi piace sulla nostra pagina Facebook, ma soprattutto che ci ascoltino e che ci diano un parere, un loro commento, scrivano, mandarci anche a quel paese, insomma, se vogliono sono liberi di farlo. Con questo è tutto, a te saluti Priscilla, ciao Marco, una buona serata in chattola. Ciao belli, io... scrive Marco. Caro Marco, bello io, no? La Priscilla semmai, ma io. E fu il tempo. È così. Ci stiamo divertendo in chat. Sì, in effetti, vedo. A voi una buona serata, dice Marco, anche a te caro Marco. Priscilla, i tuoi saluti, poi dici l'ultimo brano, cioè, ma dici il titolo dell'ultimo brano e chiudiamo, esatto, la serata. E siamo andati sempre ulteriormente dopo le 23:08 in questo momento. Vai. Però se devo essere sincera, allora vabbè, i miei saluti li ho già fatti, quindi ci rivediamo comunque e ci sentiamo lunedì prossimo. State con noi, diffondete appunto il nome della nostra radio e ascoltateci sempre anche tramite l'app che potete scaricare gratuitamente sia su Android, bravissima, che bravissima Apple. E volevo però anche dirti un'altra cosa, caro Site, tu adesso mi metti in difficoltà perché il titolo dell'ultimo brano si chiama E sto innamorato e l'ho lasciato apposta per ultimo, che così lasciamo il dubbio nelle menti dei nostri ascoltatori. Lasciamo questo dubbio, che è un dubbio amletico, che è molto non si può mai sapere nella vita. C'è di tutto, va bene. Quindi un caro saluto a tutti, andiamo con E sto innamorato di Herman the Warrior, come si pronuncia, esatto, va bene così, insomma, va bene, insomma, mi posso arrangiucchiare come pronuncia. Di nuovo un carissimo saluto al caro Marco, che scrivo bello inside. Va bene Marco, io purtroppo inside, cosa vuol dire inside? Me lo dici cosa vuol dire inside? No, scrivo. È dentro, bello dentro. Lo so, posso fare la battuta con Marco, sì o no? Cara Priscilla, o sei geloso, dai, sei geloso. Benissimo. Siamo sempre più adito a questa storia, e abbiamo messo un dubbio amletico nella mente dei nostri ascoltatori. Quindi alla prossima puntata scopriremo cosa c'è sotto. Un caro saluto e vai col brano finale. Ciao ciao. Ciao Tosa. Ci sei? Ciao. Si era addormentata la nostra amica. Ciao Marco. Ciao Marco. Ciao Marco. Partito il brano.
enredarse hasta el punto de extrañar. Contigo descubrí lo que vale de verdad. Te amo, un abrazo, un beso en profundidad. Llegaste a conquistarme, pudiste enamorarme. Justo cuando creí que nadie podía dominarme, apareciste tú con tu divina caricia, con tus ricos besos y tu cuerpo, qué delicia. Disfruto estos momentos cuando estoy a tu lado. Creo que caí, creo que estoy enamorado. Disfruto estos momentos cuando estoy a tu lado. Mami, creo que estoy enamorado. Disfruto estos momentos cuando estoy a tu lado. Creo que caí, creo que estoy enamorado. Disfruto estos momentos cuando estoy a tu lado. Mami, creo que estoy enamorado. Y mientras tanto, otros discuten, y hasta a veces puede que incluso se insulten. Mientras tú y yo nos bañamos en amor, porque así quisimos y nos brindamos lo mejor. Y siempre aprovechamos todos los momentos y nos enfocamos en los dulces sentimientos. Y cuando estoy contigo hasta más fuerte me siento. Esto es amor puro, expresado al 100%. Disfruto estos momentos cuando estoy a tu lado. Creo que cae, creo que estoy enamorado. Disfruto estos momentos cuando estoy a tu lado. Mami, creo que estoy enamorado. Disfruto estos momentos cuando estoy a tu lado. Creo que cae, creo que estoy enamorado. Disfruto estos momentos cuando estoy a tu lado. Mami, creo que estoy enamorado. I fell in love with you, my beautiful girl. I fell in love with you, my beautiful girl. I fell in love.